Il mestiere dell'artista. Scultori e pittori del Settecento. Di Claudio Strinati. Cari amici, buonasera. Ieri mi sono permesso di citare un po' di artisti. Chi ha avuto occasione di ascoltarmi può essere rimasto un po' perplesso. Ho magnificato delle persone che forse non hanno più nome, fama paragonabile a quelli di altri grandi maestri che ognuno di noi conosce, ma già abbiamo avuto occasione di dire che c'è una strana situazione nell'arte settecentesca che è oggetto delle nostre conversazioni, ed è una situazione per cui, a fronte della presenza di innumerevoli artisti in ogni parte d'Italia, la fama dei singoli spesso si è persa, si è consumata nel corso del tempo. Spiegare i motivi per cui ciò è avvenuto non sempre è facilissimo. E poi, tutto sommato, potrebbe essere una perdita di tempo nell'ambito dei nostri discorsi. Atteniamoci a un principio molto più semplice. Come tutti fanno, come tutti gli studiosi fanno, selezioniamo anche noi alcune personalità e cerchiamo di capire perché. Perché facciamo questa selezione e non magari un'altra, che pure sarebbe legittima. Ricordavo ieri l'argomento, il grande argomento della scultura nel corso del XVIII secolo, e citavo i nomi di alcuni maestri che secondo me danno molto bene l'immagine di questa ricchezza di idee, l'immagine di una grandissima qualità dell'opera d'arte, che pure però è un po' remota oggi dalla nostra sensibilità. Compito nostro è vedere se possiamo accostarci nuovamente a questi personaggi e giustificarne così la lode e il plauso che desidero rivolgere loro. Ieri parlavo di quattro figure eminenti nel campo della scultura. Naturalmente non sono i soli, questo è ovvio, ma la scelta che ho provato a fare è dovuta in parte a motivi anagrafici. Ho cercato cioè di individuare delle persone che, diciamo, rappresentano ciascuna un certo periodo, una certa fase, e in parte al valore intrinseco. Il primo che ho nominato è Giacomo Serpotta, palermitano, nato nel 1656 e giunto al culmine della sua capacità lavorativa, della sua potenza espressiva, nel momento di passaggio tra i due secoli, il 600 e il 700. Visse fino agli anni 30 del 700 e sono piuttosto note e celebrate alcune sue opere. Non tutto quello che ha fatto è stato conservato, ma perché ci interessa, o perlomeno perché desidero sottoporlo alla vostra attenzione? Chi si reca oggi a Palermo e va a visitare alcuni ambienti dove si trova l'opera del Serpotta può restare in linea di massima piacevolmente sorpreso e soddisfatto. Vi cito alcuni di questi luoghi dove l'opera del maestro si trova ancora conservata: l'oratorio di San Francesco in San Lorenzo, l'oratorio del Rosario in San Domenico, Santa Zita. Sono alcuni degli edifici ecclesiastici dove si trovano opere del maestro. Serpotta lavorava preferibilmente lo stucco, e qui dobbiamo dire che l'arte degli stuccatori nel nostro paese ha una tradizione lunghissima che parte per lo più dal nord Italia, non tanto nel sud, e che trova nel Serpotta, in questo personaggio, veramente un culmine impressionante. Proviamo a entrare, che so, nell'oratorio di San Lorenzo a Palermo, ed effettivamente, appena aperta la porta e visto ciò che ci circonda, se non eravamo informati precedentemente, non avevamo notizie precise, c'è da restare sbalorditi, esterrefatti. Che cosa si vede? Un ambiente, diciamo un'aula, e lungo le pareti di questo ambiente un vero e proprio popolo di statue, di angioletti che volano, di figurazioni di ogni tipo, che sembra schierato lì per salutarci, per accoglierci. Lì per lì il colpo d'occhio è impressionante. Si ha la sensazione che veramente ci siano delle presenze viventi dentro l'ambiente, tanto fitte, numerose, eleganti, affascinanti, sono le figurazioni che si parano davanti ai nostri occhi. Poi, se ci decidiamo a entrare e a osservare pezzo per pezzo, la meraviglia e il piacere artistico aumentano, se possibile. Cominciamo a osservare le varie statue che si schierano letteralmente lungo i muri e ci rendiamo conto che si tratta di immagini per lo più allegoriche. Le guardiamo con attenzione e il risultato è molto semplice.
sono bellissime. Immagino di aggirarmi insieme con voi in questo bellissimo oratorio di Palermo, San Lorenzo. Ed ecco, si cominciano a vedere meglio le immagini. Vediamo che sono per lo più allegorie, l'elemosina, la figura dell'umiltà, la fede, eccetera, eccetera. Sono tutte donne. E devo dire che, se riflettiamo un attimo al fatto che il maestro è un meridionale, un palermitano, e se ci ricordiamo che se c'è una dimensione particolarmente gradita ai nostri abitatori della Sicilia, e non solo della Sicilia, è sicuramente c'è quello della galanteria e dell'ossequio un po' rispettoso, un po' ammiccante verso la donna. Il gentiluomo siciliano, da che mondo è mondo, è un perfetto galantuomo, è un grande estimatore del gentil sesso e certamente guarda le donne con un occhio molto attento e scrutatore. Beh, sarà una suggestione, ma l'occhio del Serpotta è proprio quello lì. Sì, non lo abbiamo conosciuto personalmente e non sappiamo moltissimo della sua vita e della sua personalità. Però, se non sapessimo che è un siciliano di squisita e raffinatissima educazione, di eccelsa capacità artistica, e beh, insomma, potremmo arrivarci a capirlo. È un po' difficile pensare che un universo femminile, attorniato poi da un universo di bambini, di puttini, potremmo dire, ma di bambini veri e propri, che fanno la parte appunto degli angioletti volanti, che circondano tutte queste immagini simboliche, e beh, insomma, è chiaro che ci troviamo di fronte al lavoro di un uomo che conosce assai bene l'universo femminile, assai bene le tipiche dimensioni della sensibilità femminile, cioè la seduzione, l'essere madre, l'essere in qualche modo dominatrice dell'ambiente sociale. Esattamente è questa la sensazione che promana dalle immagini del Serpotta. Io credo che ognuno di noi può usare questo artista, usare voglio dire nel senso buono della parola, come una sorta di cartina di tornasole, di specchio dentro cui guardarsi. Se uno va a vedere queste cose e ne ricava un'immagine di soddisfazione, di vero divertimento, vuol dire che ha una vera sensibilità all'arte. Se uno va a vedere queste immagini e non trova nulla, beh, posso pensare che sia più portato per altre discipline. Ma il punto interessante della questione non è soltanto l'eccelsa qualità e la vera emozione che si prova di fronte a queste statue, a questi lavori in stucco di Giacomo Serpotta, ma è il concetto fondamentale che egli mette nei suoi ambienti. Quando ci guardiamo intorno e stiamo con lui, in sua compagnia, è evidentissimo che l'arte sta gareggiando con la vita vera. È talmente fitto e complesso e amorosamente lavorato il contesto che la sensazione è proprio quella di sentire il brulichio dell'esistenza che si muove intorno a noi anche se le immagini sono ferme. È proprio la dimensione della piacevolezza di una vita giovane, bella, fresca che si anima e anima le nostre menti. Una specie di magia. E qui ritorna il problema da cui eravamo partiti. L'artista in qualche modo fa la parte del mago, dell'illusionista. Vi parlavo delle sensazioni che io stesso provo di fronte all'opera di un artista così interessante, così bello, come Giacomo Serpotta. Però avevo accennato prima al fatto che avremmo tracciato un breve percorso che, partendo appunto da questo gran maestro, degno veramente della nostra ammirazione, ci porta anche verso altri luoghi. E allora vorrei proseguirlo. Lasciamo per un momento la Palermo bellissima, fiorente, piena di vita, di gioia e di sensibilità, di Giacomo Serpotta, e spostiamoci a nord, nella zona di Padova, a est per esattezza. Sono passati pochi anni dalla nascita del Serpotta e a est nasce un altro maestro destinato a lasciare un segno profondissimo, anche se, guarda caso, il suo nome è abbastanza dimenticato. Ecco un caso tipico di un artista degno veramente di considerazione e di stima, che però è un po' scomparso dalla nostra prospettiva, dal nostro angolo di osservazione. Allora proviamo a riportarcelo e vediamo perché, e perché lo facciamo venire dopo Giacomo Serpotta. L'artista che nasce a Este nel 1668,
poco più di 10 anni dalla nascita del Serpotta, si chiama Antonio Corradini. Vivrà parecchio e terminerà la sua vita a Napoli nel 1752. Attraversa dunque un tempo e uno spazio assai lunghi e con ottimi frutti. Quest'uomo inventerà qualcosa e lascerà un segno nella storia delle arti italiane, non solo italiane, destinato a dare notevoli risultati. Vale la pena di ripercorrere brevemente la sua vita. Comincia a lavorare a Venezia e questo solo fatto, a chi conosce un poco la città di Venezia e la storia dell'arte in generale, questo solo fatto dirà qualcosa. Venezia è una città in cui l'attività degli scultori per secoli è intensissima. E Corradini, giovane maestro, formatosi nell'ambiente veneto, bravissimo, dotato di una manualità eccelsa, e naturalmente ha subito occasioni di lavoro e di primissimo livello. Lavora in alcune delle grandi chiese di Venezia e le opere che fece nella sua giovinezza sono ancora conservate e apprezzate. Tanto viene apprezzato che assurge a livelli molto elevati anche nella vita pubblica della città. Diventa ben presto lo scultore ufficiale della Repubblica Veneta e non mi pare poco. Tra l'altro, un incarico bellissimo che riceve è che è lui che dovrà fabbricare il Bucintoro, il famoso Bucintoro, il nuovo Bucintoro che la Repubblica si appresta a commissionare. La sua fama cresce a dismisura. Tanto è vero che viene chiamato a lavorare fuori d'Italia, una situazione tipica dei grandi maestri della sua generazione. Non appena assurgevano a grande fama, subito qualche corte straniera li chiamava a lavorare. E così succede a Corradini, è Vienna che lo chiama. Siamo all'inizio degli anni 30 del Settecento, il maestro è già nel pieno della sua fama. Si reca a Vienna, da Vienna si reca a Dresda. E ancora oggi, malgrado i disastri della guerra, i danni irreparabili che Dresda ha subito, come è ben noto, è ancora possibile vedere nella città segni della fama e della mano del grande maestro Corradini. Torna da Dresda, arriva a Roma e tra il 1740 e il 44 lavora a Roma e infatti vi sono segni importanti del suo lavoro a Roma. Ma poi arriva il momento fatale, quello che lo renderà grandissimo. Viene chiamato a Napoli da uno strano e misterioso personaggio, uno dei più grandi committenti di tutta la storia dell'arte italiana, il principe Raimondo di Sangro. Stiamo ripercorrendo brevemente la vita di un artista grande ma dimenticato, Antonio Corradini. Lo abbiamo accompagnato in tutti i suoi spostamenti e lo abbiamo portato a Napoli. È l'ultimo periodo della sua vita, lì terminerà l'esistenza. Lo chiama appunto un committente notevole, importante, veramente importante, Raimondo di Sangro, un principe di particolarissima cultura e di particolarissima sensibilità. Il principe sta facendo allestire una cappella nella città di Napoli, la cosiddetta Cappella San Severo. Questa cappella esiste ancora e recarsi a visitarla è uno dei piaceri più grandi forse che un appassionato d'arte possa provare. Sì, è vero, è bellissimo andare a vedere i grandi musei, è bellissimo andare al Louvre, al Metropolitan di New York, al Prado, agli Uffizi o ai Musei Vaticani. Però i grandi appassionati d'arte provano soddisfazioni particolari quando possono concentrarsi. Quando invece di vedere 5.000 opere in un museo, sia pure importantissimo, ne vedono poche in un luogo che non è un museo, ma in un luogo che è il posto stesso per cui quelle certe opere d'arte vennero fatte. Chi, come me, ama abbastanza l'arte, cerca posti di questo genere per fare qualche meditazione in più e qualche distrazione in meno. La Cappella San Severo di Napoli è uno di questi posti, un luogo veramente magico. E chi avesse avuto occasione di vederlo probabilmente condividerà ciò che dico. E chi non avesse avuto questa occasione, beh, sia incentivato a recarvisi. Sicuramente proverà una qualche emozione. Ma che cosa c'ha di tanto importante questa cappella? Quello che ha di importante è che questa cappella fu fatta proprio su ispirazione, fondamentalmente, di questo maestro di cui parliamo, Antonio Corradini. Ma questo
al limite non dice nulla. Che cosa aveva di tanto particolare Antonio Corradini? E che cosa ha di particolare questa cappella? Ecco, potremmo sostenere questo. Abbiamo appena parlato del rapporto un po' segreto e un po' no tra l'attività artistica che si svolge nel XVIII secolo e attività che non sono artistiche ma sono molto vicine alla creatività artistica. Attività più segrete, misteriose in qualche modo, come quella del mago, del prestigiatore, dell'alchimista, di colui che comunque segue dei percorsi che non sono rigorosamente strettamente dipendenti dalla scienza e che tuttavia costeggiano sempre il dominio della scienza. E l'arte è proprio questo. È sempre un'attività di confine tra la scienza e la libera fantasia che va oltre i confini del logico-razionale. Ebbene, Antonio Corradini aveva studiato parecchio da questo punto di vista, aveva qualche cosa da insegnare. Ma che cosa esattamente? Ecco un punto su cui possiamo soffermarci. Possiamo farlo domani.